Villa Belvedere Ricevimenti. Originalità, eleganza e cortesia prendono valore e si trasformano in realtà. Un'ampia sala trattenimenti dotata di ogni comfort per festeggiare le vostre nozze. Villa Belvedere Ricevimenti, per un sì da non dimenticare. Durante l'Europeo Under 21 ho avuto diverse offerte, sono state proposte diverse possibilità, ma il Palermo è stata la squadra che mi ha voluto di più ed è per questo che ho scelto il club rosanero e di trasferirmi in Sicilia. Per quanto riguarda Quaison, non posso dire che sia stato un fattore decisivo, però sicuramente durante l'Europeo gli ho chiesto diverse informazioni relativamente alla città, alla squadra, e anche lui è stato un fattore che mi ha convinto in questo senso a venire. Quando il mio agente ha sentito il presidente nell'ambito appunto della negoziazione con i vari club, il presidente gli ha detto che avrebbe avuto un grande piacere di vedermi con la maglia del Palermo e gli ha proposto appunto, qualora si fosse concretizzato il trasferimento, che avrei indossato la maglia numero 10. Per me è un onore e un piacere e sono felice di avere questo numero. Dicevo che appunto è un privilegio prima indossare la maglia numero 10 proprio per questo motivo, perché tantissimi campioni l'hanno indossata in passato e quindi sicuramente sono onorato di poterla indossare anch'io. Relativamente alla mia estate, devo dire che è stato un periodo veramente meraviglioso. Vincere gli europei con la Svezia è stato davvero fantastico. Ho avuto un paio di giorni di vacanza, ma questo non è un problema perché sono davvero pronto per questa nuova avventura. Sono felice di iniziarla e il primo allenamento con i compagni è andato nel migliore dei modi. Relativamente ai calciatori che hanno indossato la maglia numero 10, non li scopro certo io. Messi e Zidane in particolare per me sono stati delle fonti di ispirazione, anche Pirlo nelle rare occasioni in cui l'ha indossato. Io non posso dire di essere al loro livello, però farò di tutto per rendere orgogliosi i tifosi del Palermo. Relativamente a quello che conosco di Palermo e del Palermo, non sono mai stato in Sicilia, però posso dire che tutti quelli con i quali ho parlato della città mi hanno detto che è meraviglioso, ho sentito solo cose positive, il tempo è fantastico, il cibo ho sentito che è eccezionale, quindi non ho avuto dubbi a scegliere. Allora, relativamente al campionato di Serie A posso dire che già lo seguivo sin da bambino, è uno dei campionati che in Svezia viene seguito maggiormente, naturalmente quindi negli ultimi anni ho visto anche qualche partita del Palermo, so che è un grande club, so che ha dei tifosi molto caldi, so che lo stadio è bellissimo e non vedo l'ora di giocarci. Villa San Giuseppe. A pochi passi da Villa Igea, in un contesto accogliente, sorge Villa San Giuseppe, realizzata appositamente per gli anziani. Disbrigo pratiche, servizio farmacia, camere climatizzate e TV, assistenza infermieristica. La nostra forza è la competenza. Residence Villa San Giuseppe, a Palermo in via Papa Pio XII, numero 23.